Così almeno. Allora, la domanda è questa. Io darei la parola per ospitalità prima all'amico ministro al lavoro con cui abbiamo lavorato bene. Non sentite, grazie. Facciamo una domanda. Si potrà fare questa cosa? Gli italiani potranno essere vaccinati grazie allo Sputnik? Intanto abbiamo dialogato ragazzi con il senatore in funzione del fatto che abbiamo sicuramente delle circostanze territoriali sulle quali possiamo aiutarci e lavorare. Abbiamo noi necessità di proseguire la nostra attività vaccinale, cioè quello che è il bisogno di una piccola comunità sammarinese, ma una volta risolto quell'aspetto in tempi sicuramente brevi, non ci tiriamo indietro da quel principio solidaristico sul quale i nostri due territori, i nostri due stati hanno sempre convissuto da una storia incredibile. Ma concretamente come si può fare, senatore? Ma innanzitutto faccio i complimenti al governo di San Marino che, se tutto va come previsto, entro fine aprile mette in sicurezza tutta la popolazione. Ci sono poi migliaia di italiani che abitano a San Marino e altre migliaia che lavorano tutti i giorni a San Marino. Quindi una volta completata la copertura vaccinale della sua popolazione, mi piacerebbe che fra i due governi ci fosse un accordo perché si cominciassero a mettere in sicurezza anche gli italiani che abitano di fianco a San Marino, e quindi una collaborazione nel nome della salute e quindi del lavoro, perché pensate che stanno procedendo a passi spediti sulla vaccinazione degli anziani e dei fragili e entro 15 giorni avranno finito. Ci sono liste d'attesa in alcune zone italiane dove se hai 85 anni devi aspettare fine aprile o maggio per essere vaccinato. È chiaro che se San Marino avrà messo in sicurezza la popolazione entro aprile, da maggio, anche economicamente parlando, turisticamente parlando, scolasticamente parlando, sportivamente parlando, cambia il mondo. Quindi, così come collaboriamo con San Marino, personalmente sto cercando di allacciare rapporti utili con altri paesi, penso a Israele, penso all'India, penso a una produzione italiana. Oggi al Ministero dello Sviluppo Economico si è svolta un'altra riunione con le case farmaceutiche, bisogna fare in fretta. E alla domanda, ma quindi anche col vaccino russo, io rispondo che per me può essere prodotto in Russia, in Groenlandia, in Nuova Zelanda, a San Marino, in Israele, basta che funzioni e basta che arrivi in fretta. Senatore, primo un problema, il vaccino russo non è autorizzato al momento né da EMA né da AIFA, quindi in Italia non si può somministrare. No, si può somministrare. Lo stanno usando altri paesi appartenenti all'Unione Europea, lo stanno usando a San Marino con risultati brillanti, mi sembra di capire, a partire dal personale sanitario. Quindi a me interessano poco i problemi burocratici, le lentezze e i ritardi dipendenti dall'Europa, mi interessa la salute dei miei cittadini e quindi io ritengo che fanno bene quei governi europei, non solo l'Austria, la Danimarca, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e altri ne seguiranno, che si muovono a 360 gradi, e prima l'Agenzia del Farmaco Europea ad esempio dà il suo ok a Johnson & Johnson, che è un vaccino monodose, one shot, meglio è. Senatore, sì, mi lei si sta di fatto, così come ha fatto l'Austria, anche la ultima, sta dicendo all'Italia si muova autonomamente e non aspetti Bruxelles. La salute viene prima di tutto. Viene prima della burocrazia, qua non ci sono ragionamenti di alleanze strategiche, di geopolitica. Se lavoriamo bene con San Marino, lavoriamo bene con San Marino. Punto. Se la risposta ci può arrivare da Israele o da altri paesi, ben venga. Se l'Europa avesse fatto quello che ci aveva promesso, non saremmo qua a parlare di questo. Se fossero arrivati i vaccini promessi e pagati, avremmo meno problemi. Oggi la realtà vera in tante regioni italiane è che le regioni devono rallentare perché non hanno vaccini. Ma il suo è un pungolo per il ministro Di Maio e per il ministro Speranza. Sente di avere l'appoggio della maggioranza. Io cerco di dare il mio contributo costruttivo di relazioni e di alleanze. Sono convinto che il Ministero della Salute contatterà il Ministro della Salute di San Marino piuttosto che di Israele per capire come collaborare, in quali tempi. Prima mettiamo in sicurezza gli italiani, prima torniamo a lavorare e a vivere tranquillamente. Però se San Marino finisce il suo piano vaccinale ad aprile, mentre i due terzi d'Italia ad aprile saranno ancora in alto mare, chiusi e preoccupati, vuol dire che da questo punto di vista San Marino ha lavorato bene e noi dobbiamo lavorare meglio.
però mi perdoni senatore, lei oggi incontra un rappresentante di uno Stato estero sempre e io, viene fuori dicendo l'Italia faccia una strategia diversa da quella dell'Unione Europea. Questa posizione ha un appoggio della maggioranza, che è una maggioranza peraltro europeista, no? Su, come dice, su questa cosa c'è un appoggio, c'è un consenso della sua maggioranza? Ma spero proprio di sì, io non ho incontrato dei pericolosi sovversivi, ho incontrato dei parlamentari, dei ministri eletti democraticamente, così come penso che il primo ministro austriaco che è in visita da Netanyahu in Israele non sia un pericoloso sovversivo. Semplicemente quando c'è in ballo la salute dei cittadini, per quello che mi riguarda, vale tutto quel che è lecito. Non si guarda in faccia all'Europa questo. Devo aspettare da Bruxelles altri 3 mesi che mi dicano se mi arriva quello che mi era stato promesso? No, mi muovo prima. Ci vediamo a San Marino, grazie. Tanto qua a aprile sarà...